Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Buongiorno da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Apriamo con la tragedia della Marmolada. Ci sarebbero almeno 6 vittime nel crollo del serracco di ghiaccio sulla Marmolada, 8 i feriti, 2 in gravi condizioni, una quindicina i dispersi. Per elevato rischio di ulteriori distacchi, i soccorritori sono stati allontanati dalla zona della Valanga mentre prosegue il presidio degli elicotteri. I feriti sono stati ricoverati in diversi ospedali. A staccarsi una parte della calotta del ghiacciaio sommitale di Punta Rocca sull'itinerario per raggiungere la vetta. E occupiamoci della guerra Ucraina-Russia. Kiev, i russi hanno perdite ma avanzano. Il Ministero della Difesa ucraino ribadisce che la città di Lysychansk non è sotto il pieno controllo delle forze russe. I russi attaccano senza sosta e i combattimenti sono molto intensi. Il capo dell'amministrazione regionale Gaida aveva detto in precedenza che l'esercito russo sta subendo gravi perdite ma continua ad attaccare. I russi subiscono perdite ma avanzano. Zelensky, il presidente, dice: in Donbass ci sono feroci scontri. A Copenaghen 3 morti e diversi feriti, tra cui 3 gravi, il bilancio di una sparatoria avvenuta ieri in un centro commerciale proprio nel centro di Copenaghen. E veniamo in Italia. Il governo Di Maio dice si cerca l'incidente, oggi incontro tra il leader del Movimento 5 Stelle e il premier Draghi. Savona, omicidio-suicidio, i corpi senza vita di 2 coniugi sono stati ritrovati a Savona, in via Niella. A quanto si apprende si tratta di un uomo morto sul colpo a seguito della caduta dal penultimo piano del palazzo in cui abitava all'interno dell'abitazione sua moglie. Aggiornamento Covid: nelle ultime 24 ore sono 70.974 i nuovi casi contro gli 84.700 del giorno precedente, 57 il numero di decessi, tasso di positività al 27,4%. E chiudiamo con lo sport. Formula 1 solo di Carlos Sainz a Silverstone. Per il ferrarista arriva il primo trionfo, lo spagnolo precede Perez e Hamilton, Leclerc quarto, Verstappen solo settimo. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.